Attenzione, l'argomento di questo video è un argomento sensibile. Trattatelo col dovuto rispetto. Buona visione. Cari tutti del canale, buongiorno. Sotto una delle nostre precedenti live è spuntato questo commento. Un commento molto incisivo che prendeva in esame un avvenimento molto grave avvenuto nella mia città, cioè Catania, nelle scorse settimane. Commento al quale io avevo risposto, perché quella risposta l'ho fatta io, è passato un sacco di tempo. Va bene, però penso che questo video però lo faccio innanzitutto per augurarvi un buon 8 marzo, perché questo video uscirà più o meno nei giorni della festa della donna, ma soprattutto anche per un motivo, perché ritengo che un format come questo, cioè quello di queste riflessioni, saranno anche senza pretese, però soprattutto saranno riflessioni senza fretta, perché ritengo che determinati argomenti vadano affrontati con un minimo anche di riflessione in più. Aspettare un po' di tempo, avere qualche cognizione in più, qualche notizia in più, qualche aggiornamento, forse ci fa bene e forse serve anche a noi. Quindi, detto questo, sigla. Allora, innanzitutto, cosa è successo? Raccontiamo i fatti. Il 30 gennaio scorso, verso le 19, quindi verso sera, una giovane coppia, lei 17enne e lei 13enne, sta passeggiando lungo gli viali della Villa Bellini. Questa coppia viene aggredita da un gruppo di ragazzi. Sono stati seguiti, molestati, filmati questo gruppo di ragazzi che poi si scoprono essere egiziani, ma di questo parliamo dopo, finché arrivati ai bagni pubblici. Arrivati ai bagni pubblici, questa ragazza viene stuprata, parliamoci chiaro, da due di essi, perché alla fine questi ragazzi sono sette, e lui viene fermato, bloccato, picchiato e messo in condizioni praticamente di non poter fare niente per la sua ragazza. Prima di continuare, vorrei spiegare a tutti voi che cos'è la Villa Bellini per un catanese. La Villa Bellini non è solamente il parco comune, è un posto familiare, è un posto. Un angolo verde in una città in cui angoli verdi ce ne sono pochi. Tutti i catanesi hanno una foto in costume a carnevale dentro la villa. È un posto dove impari ad andare in bicicletta quando sei piccolo. È un posto dove quando sei universitario vai a studiare durante la sessione estiva per resistere alla canicola. È un posto dove tu e la tua ragazza andate per avere 10 minuti di passeggio. Ci vanno le famiglie, ci vanno i ragazzi, ci va chiunque, ci vanno i turisti. Non è un posto isolato, è un posto familiare. Bene, in questo posto, questa ragazza, a fine gennaio, alle 7 di sera, viene stuprata da questo gruppo di ragazzi. Come si scopre tutto questo? O per meglio dire, quando si scopre? Questo fatto viene il 30 gennaio, la notizia arriva sui giornali il 3 di febbraio. Ci arriva in maniera strana, nel senso che giornali come per esempio il Corriere della Sera mette subito il titolo in prima pagina, la Sicilia ovviamente ne parla immediatamente, altri giornali invece lasciano questa storia un po' in sordina, un po' in disparte. Non lo mettono in prima pagina, o comunque non è il primo titolo che si vede nella pagina online. Quindi giornali tipo La Repubblica, facciamo un nome, o anche il giornale, stranamente. Questa notizia passa un po' in sordina. Perché? Perché adesso ne discutiamo. Beh, la notizia arriva e arriva in un momento preciso in cui a Catania incominciano i festeggiamenti per Sant'Agata, però soprattutto tutti i responsabili sono già stati assicurati alla giustizia. Perché? Un po' perché la ragazza fa immediatamente denuncia, dimostra anche una maturità superiore alla sua età, praticamente incastra tutti, anche con le prove, diciamo, biologiche. Poi perché soprattutto uno di questi ragazzi chiamiamolo Branco, uno dei minorenni, diciamo confessa. Perché? In pratica questi ragazzi fanno parte, sono tutti dentro una struttura di tipo educativo, dove partecipano a dei progetti attraverso delle cooperative. Sono arrivati, questi ragazzi sono arrivati col barconi fra il 2021 e il 2023. Alcuni di loro quindi sono diventati maggiorenni nel frattempo, no? Quindi stanno in queste strutture, diciamo, educative. Uno di questi ragazzi viene scoperto in pratica molto sconvolto da uno degli educatori che lo acchiappa, lo fa parlare e automaticamente lo prende e lo porta direttamente dai carabinieri. Questo
Questo ragazzo parla, svuota il sacco, dà i nomi degli altri, dà persino i contatti social. Il 3 febbraio, quando arriva la notizia, tutti questi ragazzi sono già presi in consegna. Adesso sono tutti gli arresti sono stati convalidati. Uno di loro, il più grande, è stato addirittura preso mentre tentava di scappare. Prendono tutti, adesso il 19 di marzo ci sarà l'incidente probatorio. Tutti questi ragazzi sono in carcere in custodia preventiva, tranne quello che ha parlato, che è il braccialetto elettronico che sta nella struttura dove stava. Tutto bene quello che finisce bene? Sdi, come direbbe Livia. Perché? Provate a vedere quanti dibattiti sono usciti fuori da questa storia, se li trovate. Provate a fare la stessa cosa con lo stupro di Palermo, per esempio, per il quale, notizia di questi giorni, uno dei minorenni è stato condannato col rito abbreviato a 8 anni e 8 mesi. Anche in questa parte di YouTube ci sono state live riguardanti lo stupro di Palermo, ci sono stati dibattiti in televisione, live su questa parte di YouTube, poi ne abbiamo parlato in maniera più o meno congrua, un altro paio di maniche, ma in realtà se ne è parlato. Perché di questa cosa non se ne è parlata? Questa domanda non me la sono fatta solo io, ma un'altra persona che si chiama Massimo, che è un giornalista che ha uno spazio sul... un giornalista anche abbastanza importante, che ha uno spazio sul Corriere, che si chiama appunto Il Caffè di Gramellini. Il 6 di febbraio si fa esattamente questa domanda: perché non se ne parla di questo fatto, di questo stupro? E lui scrive esattamente questo. La storia della ragazza catanese di 13 anni, stuprata dal branco sotto gli occhi del fidanzatino, non è scivolata un po' troppo in fretta nelle retrovie della nostra attenzione? Mi chiedo, se i 7 violentatori fossero stati dei giovanotti della Catania bene, quel racconto da incubo non avrebbe giustamente inondato le piazze mediatiche col frastuono di 1000 indignazioni? Adesso non saremmo tutti qui a interrogarci sui valori della generazione che abbiamo allevato e sull'insostenibile persistenza di una cultura patriarcale? La domanda. Nel caso di Catania, invece, i violentatori sono nordafricani e scatta inesorabile, anche in me, la trappola dell'imbarazzo autocensorio alimentata da un pregiudizio che esiste e non è semplice da rimuovere. Perché se racconto di 7 giovani catanesi, diventata una ragazzina, nessuno penserà che io ce l'abbia con Catania, né si sentirà autorizzato a guardare male il primo catanese che passa. Su questo avrei i miei dubbi. Mentre quando gli stupratori sono africani, il timore, per non dire la certezza, di alimentare un pregiudizio razzista induce a ignorare un dato di fatto, a tacere un pezzo di realtà e a dare meno risalto alla notizia. Però così si finisce per eludere un dibattito serio su un contesto sradicato e spesso mal gestito in cui vivono tanti adolescenti maschi appena sbarcati in Italia e per commettere un torto ulteriore verso quella ragazza, facendola sentire una vittima di serie B. Come vedete, la domanda di Gramellini si basa su un concetto che in ultimi tempi è saltato fuori molto spesso, che in America è uno dei concetti base della cultura woke, che non è la pentola speciale della cucina orientale, no? Per dirla in maniera molto breve, la cultura woke è quel tipo di cultura che pensa sostanzialmente che tutti i mali del mondo sono derivati dall'uomo bianco colonialista, e quindi noi come bianchi dovremmo continuamente sentirci in colpa dei possibili traumi che diamo ai nostri compagni afroamericani, medio orientali e così via discorrendo. Su questo ci potremmo anche fare un altro video su questo. Io, mezzo di comunicazione, non parlo, ho difficoltà a parlare di certe cose perché? Perché mi scatta dentro un'autocensura per cui se parlo di questo avvenimento in cui i colpevoli sono questi tizi, allora io do acqua al mulino dei razzisti. Lo capite voi stessi che è un ragionamento pericolosissimo. In primis perché è un ragionamento sostanzialmente sbagliato, perché altrimenti non si dovrebbe più parlare di niente, no? E poi perché è un atteggiamento sbagliato in sé. Evitare di parlare di un determinato argomento, dandolo in pasto poi a delle persone che ragionamenti fondamentalmente non ne sanno fare, vuol dire che quell'argomento diventerà tabù per sempre. Vedi il caso delle foibe, non se ne può parlare, ma sono i fascisti. Perché praticamente abbiamo fatto in modo che di questa cosa ne parlassero solamente i fascisti.
Ma non c'entra dove facessi con questa cosa, o almeno non c'entra solo loro. Ci siamo chiusi in questa beata bugia per non parlarne. Stupro di Palermo, la cultura patriarcale è colpa del maschio, l'educazione dei maschi, non sappiamo educare i nostri ragazzi. Quante volte abbiamo fatto questo abbiamo sentito questo discorso nel caso dello stupro di Palermo? Che qua non si fanno lo stesso tipo di discorsi? Perché non possiamo capire che forse c'è un problema? Che forse se tu sei un ragazzo di 16, 15, 16 anni, sbarchi in maniera clandestina e stanni in una struttura educativa e poi fai quello che fai, il pubblico ministero dice chiaramente che questa è gente che non sa che cosa vuol dire vivere civile, allora forse un problema c'è, lo vogliamo affrontare. Quindi, un conto, quindi il ragionamento è sbagliato in sé, è dannoso perché il problema non si risolve, poi perché soprattutto la vittima si sminuisce, non c'è più. E per la serie, come dire, di questa ragazza, scusaci tanto, non ne parliamo perché ti sei fatta stuprare dalla persona sbagliata. No, quindi è pure vero che non si era, proprio perché non se ne è parlato, non c'è stato nessuno che abbia colpevolizzato la vittima, quindi non c'è stato neanche l'accanimento in senso negativo. Ma non se ne è proprio parlato, questa ragazza non esiste, non c'è, non se ne è parlato. E questo è grave, perché si rischia di averne altre di queste situazioni. Vogliamo continuare a tapparci tutti e due gli occhi? Non è una grande idea. Gramellini si fa questa domanda. Ma non è che sotto sotto, a furia di autoconvincerci che il problema non esiste, siamo diventati parte del problema? Questo vale per lo stupro di Palermo, perché non deve valere anche per questo? Per altri versi, mutatis mutandis è la stessa cosa. Se non se ne parla, non si risolve. Poi certo, potremmo parlare di tante altre cose, come per esempio il fatto che su 14 telecamere alla Villa Bellini solamente 5 funzionassero. E grazie a Dio una di queste stava proprio davanti a quei panni, perché sennò chissà che cosa sarebbe successo. Ma forse, piuttosto, certo, la sicurezza è importante, uno deve sentirsi sicuro, ma ricordiamoci che non stiamo parlando di una ragazzina che si è messa, fra virgolette, 10.000 virgolette, nei guai. Stiamo parlando di una ragazzina che stava col suo ragazzo in un parco pubblico. Qual è il parco pubblico? Perché non se ne parla? Perché abbiamo i colpevoli sbagliati? Siamo messi male. Siamo messi male e non siamo messi male da adesso. Io ancora mi ricordo una frase come questa. Allora, si rischia di cadere veramente nel ridicolo. E purtroppo quando si cade nel ridicolo, il problema non è solamente nostro che cadiamo nel ridicolo, ma anche di chi non cade nel ridicolo, ma cade in un incubo. Quindi evitiamo che ne cadano altri. Evitiamone, evitiamo parlandone. Questo è il mio spunto di riflessione. Può piacervi come non può piacervi. Mi aspetto molti commenti sotto. Facciamo un discorso impegnativo, ve lo chiedo. Mettete un like se vi è piaciuto questo video, lo spunto di riflessione che ne deriva. Un dislike se non vi piace, non è un problema. Le critiche sono costruttive, sono sempre ben accette. Se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi. Mettete un like, mettete un dislike. Per il resto, vi auguro ancora buona festa della donna e vi saluto presto per altri contenuti importanti su questo canale.